L'articolo 47 dello Statuto dice: la Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli innanzi all'Alta Corte di Giustizia. Domando formalmente se in questa Camera o fuori di questa Camera c'è qualcuno che si voglia valere dell'articolo 47. Il mio discorso sarà quindi chiarissimo. Sono io, o signori, che levo in quest'Aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice: il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione, è un movimento di banditi e di predoni, si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.